Cado. Aspetta a cadere, scusa, un attimo, faccio almeno iniziare la puntata. Tu lo sai che ogni volta che cadi dai uno spunto a Ivo Avido per fare altri sei film, lo sai, no? Sai che la base dei film di Ivo e Maccio sono la buccia di banana, il martellone, la torta in faccia. Anche facendo dei casting per trovare il nuovo Ben Turpin. Ciao Marco, che bella faccia. Che bello. Hai peccato la maglia. Mamma mia ragazzi, stamattina. Come mai c'hai la maglia d'allenamento del Napoli oggi, Marco? Perché non ve ne andate a fare in culo? Non noti che io sono in maniche corte, tu hai la sciarpa, coglione. Sì, sei il più stronzo dei due. Io stanotte ho dormito e scopato. Tu non lo so. Pensa. Io invece stanotte ho dormito, stamattina alle 4:45 mi sono svegliato perché la radio americana era spenta da 7 ore. Risparmio energetico, ma. Io vorrei che voi capiste una cosa, che l'unico che non guadagna un soldo, l'unico, ma ce li mette anche perché compra i dischi, le cose, sono io, ho capito. Infatti, vorrei che rifacessi lo scambio con Fabio, chi è il più stronzo fra i due. Non volevo sottolineare questa cosa. Però ricordo a Fabio che io sono uno stronzo al caldo, comunque. La differenza tua. Il fatto che su WhatsApp, quando mi compaiono i tuoi messaggi, ci siano come profile un coglione. Allora fatti riflettere. Allora bambini, siete stronzi tutti e due, guerra. Solo che uno è fumante e l'altro è freddo. Vi faccio un esempio, Allora, io e Fabio siamo come gli Stati Uniti e la Russia. Esatto. Cioè che ogni tanto quando c'è bisogno si incontrano, si guardano come per dire mi stai sul cazzo, però mi servi. Facciamo finta di niente. Però più o meno è così, no? Cioè questa è la situazione. Però tra tu me mangi e lui. Cheeseburger e io c'ho belle fighe e vodka. Ma chi? Ma scusa, adesso con tutto il bene che voglio tua moglie ormai è datata, è vintage proprio... cioè, ogni 10 anni torna di moda. È proprio il concetto della Russia che è piena di fighe e vodka. In quel senso, scusa, pensavo alla tua vita, perché la tua vita subito attaccato il lo sai che sei, io sono proprio una merda, è americano, capito, gli altri sono tutti sbagliati, noi portiamo la democrazia. Lascia stare che hai tirato fuori Russia e Putin. Ragazzi Putin è bello incazzato ed è grave, perché quello è lo squilibrato mentale. Tra l'altro è incazzato con tutti, non so se hai sentito che ha dichiarato che almeno 10 paesi del G20 vendono tranquillamente armi all'ISIS, quindi ieri sera, siccome io lo ripeto, negli Stati Uniti questa cosa che è successa a Parigi, ovvio che ne parlano i telegiornali, non è che fanno finta di niente, però diciamo che dopo lo sport sport è molto diverso anche il modo di guardare la televisione negli Stati Uniti. Da sempre loro hanno la televisione via cavo, che è un po' come il digitale terrestre. E la guardano in verticale, cioè guardano i 9/16. No. E quindi il telegiornale, che in Italia è un must a cena, no? Cioè tu alle 8 accendi, guardi o il TG5 o guardi il TG1, qua non c'è quell'usanza lì, anche perché la gente non mangia mai insieme a casa, sai, no? Cioè ognuno si ferma al suo fast food, si mangia i cazzi suoi, torna a casa, vaffanculo, buonanotte. È come Sky TG24, c'è sempre il telegiornale praticamente. Ci sono canali che fanno notiziari, quindi è ovvio che è una notizia importante di cui se ne parla, però l'opinione pubblica non è così attenta come lo è in Europa, ovviamente, perché succede anche a noi, no? Quando accadono dei fatti così gravi all'estero, sì, dici cazzo, brutto, però è successo là, è lontano da casa. Infatti, a differenza dall'Italia, che invece è lì attaccata al culo e rischia grosso. Ma infatti anche il titolo di Libero di Chicago è stato Viva la figa, perché alla popolazione sono stati distribuiti dei piccoli scogli per sbattersene i coglioni. Loro hanno free a Chicago, che è il corrispettivo di Libero. Però devo dire che qua la gente per strada non ne parla quanto se ne parla in Europa. Beh, però non è giusto, l'11 settembre noi ci siamo preoccupati, scusa. Non sviamo. Stavamo parlando del pazzo. Signor Putin. Il pazzo dice che devono essere tutti uniti come contro Hitler ai tempi, e sta schierando le navi con la Francia. Riassumiamo. Sì. Allora, ieri sono stato sconvolto da un discorso il cui succo diceva andate e spaccategli il culo. Questo è quello che lui ha detto, il suo stato di forza maggiore, capito? Perché è una persona che non fa giri di parole. Ha detto andate e spaccate il culo ai responsabili, facendosi anche una sega. In russo non esiste la parola, andiamo a vedere se si riesce a creare una soluzione. Ragazzi, allora, io ieri ho visto su uno di questi telegiornali, perché a me interessa, ovviamente, essendo italiano e sono molto toccato da quello che è successo. Ieri hanno fatto vedere un servizio su uno di questi telegiornali dove spiegava che gli Stati Uniti, l'Italia,
l'Italia, la Francia stessa, siamo stati noi a dargli le armi, le abbiamo riempite di armi con ovviamente mazzette, robe, abbiamo venduto tutta la merda che c'era rimasta nello scantinato, un po' un garage sale, hai presente? Anche quelle del Luna Park per vincere gli orsetti le abbiamo vendute. E capisci che se tu armi dei pazzi e poi dopo te li ritrovi contro il culo, sono anche un po' cazzi tuoi, se te la sei andata a cercare. No, no, abbiamo... Putin ha detto delle cose vere, cioè noi li abbiamo anche addestrati, ragazzi, addestrati. Ma l'Italia, non solo gli Stati Uniti che sono delle merde per questo senso, e per altri anche, ma pure l'Italia e la Francia li ha addestrati, ma con fior fior di generali proprio, gli abbiamo insegnato come farci il culo. Il prossimo anno li invitiamo anche a X Factor, così diventano anche bravi a cantare. È un programma completo. Attacca, no ragazzi, veramente, cioè, li portiamo a Masterchef. Io li voglio a Masterchef a fare il curry. Questa è ironia, ma ci sta tutto. Questo è cinismo e sarcasmo, purtroppo. Sì, infatti, facciamo una cosa, ci colleghiamo con lui, signori, il più cattivo del mondo. Mamma lui mia, è Vladimir Putin. È duro come il diamante, è gelido come un iceberg, è amico di Berlusconi da parte di figa. Grande. Il suo nome è Vladimir Putin, l'ultimo zar di Russia. Durante una seduta spiritica, Vladimir Putin può evocare i vivi. Vladimir Putin ha un deodorante che non copre gli odori, li elimina con un drone. Invitato a un convegno sulla fame nel mondo, Vladimir Putin ha risolto il problema del continente nero con un paraponzi ponzi poi. E cowboy masticano tabacco. Vladimir Putin può fumare i chewing gum. La moglie di Vladimir Putin è rimasta incinta di 1,5 milioni di gemelli perché durante la corsa all'ovulo nessuno dei suoi spermatozoi si è deciso a mollare. Mai. Vladimir Putin può tirare il freno di emergenza su un aereo. Vladimir Putin può palpare il culo alle donne sull'autobus, stando seduto in macchina. Durante il suo ultimo safari, Vladimir Putin ha ucciso 10 rinoceronti con un liquidator. Vladimir Putin non invecchia, no. Sale di livello. E adesso basta cazzate. Che se a Vladimir Putin gli girano i coglioni, inverte la rotazione della Terra. Vladimir Putin, l'ultimo zar di Russia. Grande, bravo, ragazzi, bravo. Comunque, ragazzi, cioè io stavo leggendo stamattina tutte le prime notizie di tutti i quotidiani, così Roma, per esempio, psicosi attentati, quindi tanta gente sta cancellando le vacanze, prenotazioni nei ristoranti, eccetera. Però c'è una cosa da dire, cioè guardando un po' tutto, no? Facendo un'analisi di tutto quello che è successo, dei vari servizi, le interviste fatte, la sintesi è questa. Poi, giusto, ovviamente, dire che sono dei bastardi per quello che hanno fatto, però siamo anche noi che gli abbiamo veramente rotto i coglioni, cioè un continuo. Tu immagina, sei come Leone di Lernia che sta andando in tutti i programmi radiofonici, poi dopo, finito quello, va da Pippo e rompe il cazzo mentre facciamo la scaletta. È ovvio che se Pippo a un certo punto avesse una pistola, si mette addosso un giubbotto pieno di bombe, si può saltare per aria, fa saltare il grattosoglio. Diceva giustamente ieri Mentana che i paesi che non hanno mai mandato truppe in Medio Oriente non sono mai state vittime di attacchi terroristici. E questa è una considerazione. Le reazioni sono allucinanti, barbariche, non sono giustificabili. Però è anche vero che l'Occidente ha sempre voluto imporre a questi paesi la propria cultura, la propria religione, i propri marchi, il proprio stile di vita, e questa gente dice: a me non me ne frega un cazzo, io credo che ci siano 7 fighe che mi aspettano lassù, la pensiamo in modo diverso, e quindi è normale che scoppi una guerra. Non sto giustificando nessuno, per amor di Dio. Che è quello che pensa tra l'altro anche Leone di Lernia. Cioè, incredibile come si sovrappongano. Estremismo. Vabbè, detto questo, c'è il coglione, dai coglione, non c'è. Che se presenta sono le 14:14, amici. C'ha paura a venire in onda, Marco, digli di poter venire, se no non viene. Ma che cazzo viene a fare? Scalda soltanto allora il muro. Allora stai lì, merda! Bravo! Basta!